Iperticara non riesce ad ingranare in questo 2020. Il bilancio è pari allo zero dalla ripresa del campionato ad oggi. La casella punti è rimasta bloccata a quella del girone d'andata. La squadra però contro il Sala gioca una partita tattica senza concedere quasi nulla all'avversario, se non forse per la solita irruenza e impulsività che a volte fa perdere la testa a una squadra che contro il Sala, dotato di maggior qualità tecnica, forse si fa male da sola. Al contrario, il Sala, dopo primo tempo in ombra, esce nella ripresa, sblocca la situazione e si accontenta del punto di vantaggio, rischiando anche in alcune situazioni da gioco che potevano indirizzare il match sul segno X. Le polemiche inerenti alla direzione arbitrale non mancano, saranno tre gli espulsi per i perticaresi. Vediamo la gara con un primo tempo a varo di emozioni, si segnala questa incursione di Mazzuoli che si perde nel vuoto dell'area locale. Il tiro di Zoffoli dal limite dell'area di rigore fa capire che per Balducci sarà un primo tempo inoperoso, mentre la punizione di Manetti dall'altra parte provoca la deviazione di Aaron che reca più di un brivido alla porta difesa da Golinucci. Perticara che lascia solo Gerardi in avanti che su questo cross non riesce ad arrivare. Manetti dalla distanza spedisce l'ultimo pallone del primo tempo al lato. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa è lecito aspettarsi di più, soprattutto dalla formazione ospite. Lo scenario sembrerebbe non cambiare quando quarta e segue conclusione di tale genere. Il primo tiro in porta si registra al quinto della ripresa, direttamente a calcio piazzato. Balducci blocca senza problemi, problemi che diverranno grossi quando lo stesso portiere, in maniera goffa ma efficace, interviene sulla conclusione di Ferraro, riuscendo a sventare in due tempi. Ma al sedicesimo il Sala ottiene quello che vuole. La discesa di Milzoni sbatte contro il corpo di Manetti, il centrocampista va dal sodo, l'arbitro decreta il penalty, dal replay il tocco del numero 10 sul 9 c'è. Dal dischetto il centrale difensivo, chiamasi Calandrini, realizza la rete dei tre punti raccogliendo l'abbraccio dei compagni. Una partita certamente più difficile del solito perché in Perticara c'è e come, e paradossalmente si sveglia nella ripresa dopo aver subito il colpo, con questo colpo di testa di Gerardi che fa gridare a gol. Ma in Perticara ha un conto aperto con la dea bendata, soprattutto quando l'attaccante con una solo personale penetra in area di rigore. Harold contiene a suo modo l'attaccante di casa allungando il braccio, la strattonata sembra esserci, con replay cerchiamo di vedere alla il contatto. Le proteste proseguono anche sulla panchina perticarese. Franceschetti viene allontanato anzitempo, ma tra il dire e fare c'è di mezzo l'occasionissima per Stoppa che esita troppo, permettendo il recupero della difesa ospite. Il Perticara perde la testa, alta espulsione proveniente dalla panchina. Si cerca l'astuzia in campo su questa punizione, ma Gerardi non riesce il colpo vincente, come del resto al compagno di squadra che sforbiciata rischia il gol della domenica. Nel finale viene espulso anche il difensore Franceschetti e col Perticara in 10 il Sala sfiora il raddoppio, prima con Sava Dori, solo esterno della rete per lui, e al sesto minuto di recupero è Stambazzi a sfiorare il raddoppio. La gara termina qui, un Perticara che non merita la classifica attuale, solo note le cadenze, servirebbe un attaccante a dare manforte a Gerardi e un centrale difensivo d'esperienza, ma la prova odierna lascia sperare. Il Sala di Bartolini oggi è apparso cinico e vincente. La quarta piazza in graduatoria è assolutamente meritata.